Oggi video haul di abbigliamento e anche di scarpe da Shein. Allora, Shein è un sito che non è tra quelli miei preferiti su cui faccio abitualmente shopping. Avrò fatto forse acquisti negli anni scorsi un paio di volte, ma per dire tanto, perché sono quei siti comunque molto economici che non mi danno l'idea di avere comunque capi di qualità o comunque che mostrino anche un po' di qualità, ma stavolta ho voluto provare perché ho voluto prendere alcuni pezzi della collezione che ha ideato Eleonora Petrella. Eleonora, sì, Eleonora Petrella o Elena. È una YouTuber che io ogni tanto ho seguito su YouTube, insomma, qualche video. Perché dà comunque dei consigli utili, è simpatica, è molto comunicativa e quindi si è trattato in questo caso di supportare comunque un progetto di una ragazza italiana e ci ho voluto provare. Come vedete indosso già uno dei capi, diciamo quello un pochino più particolare, no, di questa collezione, che è questo top che si incrocia qui in vita. E devo dire che mi piace questo veramente tanto. Non credevo mi potesse stare e invece sembra che sia comunque abbastanza adatto al mio fisico e ovviamente io di tutto quello che vi faccio vedere ho preso la XS e in alcuni casi però come temevo è comunque grande. Infatti una delle mie paure di questi siti è proprio anche questa, cioè che le taglie non siano precisissime come dovrebbero essere, e infatti poi è così. Comunque, bando alle ciance, oltre a questo fantastico toppino fucsia, ho preso un top e una gonnellina che io ho pensato insieme, ovviamente, e si tratta di questo crop top giallo. Un giallo molto intenso con le maniche a sbuffo, a pois e di tulle, che ha una cosa che non mi piace un po' pochino, e cioè qui davanti ha la forma del seno e questa cosa mi piace un po' poco. Però vabbè, a parte questo, ho preso questo toppino che io poi ovviamente ho pensato abbinato a questa gonnellina a portafoglio troppo carina perché è piena di fiorelline, molto molto estiva, con questo fiocchetto romantica alla balsa, insomma. E questo l'ho già portato un giorno e devo dire che mi ci sono trovata bene perché è fresco e sì, giudizio abbastanza positivo. Il secondo capo è questo, questa specie di camicetta. Anche questa l'ho già portata e anche con questa mi trovo abbastanza bene. Allora, la cosa che mi piace è che ha questa forma simmetrica, infatti come vedete dietro mi piace che abbia la zip sulle spalle. Dietro è più corta rispetto al davanti, quindi ha questa forma un po' a corsetto, se volete, però il problema è che non avendo troppo seno, qui davanti le maniche sì, scendono, ma secondo me scendono troppo rispetto a come dovrebbero, per cui provo a tenerlo un pochino su, a farle scendere il meno possibile. E quindi sì, diciamo, mi trovo un po' male per quanto riguarda questi capi che hanno queste scollature così, perché a me sinceramente cadono secondo me troppo. Poi ho preso quest'altro completino invece, formato sempre da un crop top verde militare, carino, no, messo all'incontrario, molto semplice devo dire, è un materiale similino, però devo far presente per esempio che qui c'è una cucitura che si sta scucendo e quindi boh, forse con il lavaggio si è allentata e comunque ecco qui c'è già un buchino. E comunque questo crop top molto semplice, abbinato ad una gonna che invece è impreziosita, se così si può dire, da queste tasche, che comunque sono anche tasche vere. E sì, questo è quanto.
e anche questo l'ho già portato e anche con questo mi sono trovata bene. Una cosa invece di cui avevo un po' timore erano questi pantaloni che io ho pensato abbinati a questo top. Allora, innanzitutto faccio vedere il top. Questo top è bellissimo perché riprende esattamente il colore dei pantaloni, ha queste maniche abbastanza grandi, il top è di per sé corto, ha anche questo, la forma del seno non mi piace molto, però a parte questo ha la cerniera e io l'ho pensato abbinato ovviamente a questi pantaloni sempre color glicine fantastici, perché sono quelli che hanno le aperture laterali e li volevo da tanto, un tipo di pantalone così, e temevo fossero troppo a vita alta o che mi stessero larghi. Invece, come vedete dalla clip, mi stanno precisissimi e quindi questo abbinamento mi piace veramente tantissimo. I pantaloni ovviamente vanno portati con un bel tacco perché sono lunghi. Per quanto riguarda invece le scarpe, ho voluto prendere questi sandali che mi hanno attirata per il fatto di essere color oro rosa, effetto un po' pitonato, e credevo fossero abbastanza comodi per il fatto del tacco così ampio e questa forma comunque che si incrocia sul davanti, che si lega a schiava. Però come temevo, ho preso anche il 35 che è il mio numero, però come vedete dalla clip qui mi stanno comunque un po' larghe, poi sinceramente non sono morbidissime e più che altro non mi danno la sensazione di essere scarpe solide. Cioè, io a uscirci magari un giorno, a andarci in giro, ci potrei anche andare, che non sono scomodissime, anche se non morbidissime, comunque sono scarpe aperte, ma ho paura che mi si rompano, non mi danno assolutamente la sensazione di essere scarpe solide e quindi le userò probabilmente per fare qualche foto, insomma, ma di andarci in giro no, non se ne parla. E veniamo però alle note un po' dolenti, ovvero io adoro i vestiti in estate, quindi ne ho presi due. Allora, questo diciamo è portabile. Allora, questo mi piace tantissimo, questa fantasia, anche se sullo sfondo nero mi piace un po' meno, però vabbè. Mi piaceva molto la parte superiore, così arricciata. Devo dire che è ben rifinito, ha questa arricciatura, questo scollo così abbastanza profondo anche dietro. L'unica nota dolente anche in questo caso è che le maniche secondo me scendono troppo e quindi tendo io sempre a portarle su, anche se naturalmente loro dovrebbero stare giù. Per cui lo porterò, l'ho portato già un giorno, ci ho fatto infatti anche l'ultimo video, però mi fa letteralmente impazzire perché, come nell'altro caso, secondo me le maniche scendono comunque troppo. Un vestito invece su cui riponevo molte speranze e poi l'ho anche indossato nella clip con un reggiseno, figuriamoci senza, è questo. Allora, questo è veramente molto molto carino, sia per il colore, perché è un bellissimo arancio, ha una doppia balsa in fondo ed è trasparente e ha la particolarità di avere questo intreccio sulle spalle che poi appunto si lega con il fiocco, ma anche in questo caso il problema è che davanti è tanto scollato e tende veramente troppo ad aprirsi, quindi ok, posso metterci una spilletta, anche se comunque si nota, però il fatto del dietro così appunto molto anche scollato mi piace tantissimo e non avevo mai un vestito del genere. Quindi fatemi sapere anche dalla clip se secondo voi comunque con una spilletta posso portarlo. E quindi niente, questo è tutto il video haul dedicato a Shein, alla collezione di Ale Petrella. La chiamerò Ale Petrella, come appunto si chiama anche la collezione, perché sono indecisa se sia Eleonora o Elena. Sicuramente ogni tanto continuerò a guardare qualche suo video perché dà consigli appunto anche per chi come me
ma anche lei stessa appunto è piccolina, magra, e alcuni consigli sono veramente ottimi e su cose che magari non ci si fa neanche troppo attenzione. E niente, questo è il video haul di abbigliamento, vi aspetto poi per il prossimo che sarà invece tecnologico. Come al solito vi aspetto anche sui social, Instagram in particolare, e se vi va iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video haul. Ciao!